Devo innanzitutto ringraziare l'organizzazione Isabella Richard per averci invitato quale unica associazione italiana rappresentante i pazienti affetti da questa malattia. E in qualità di presidente di AICA3 Onlus è per me un immenso piacere essere qui come portavoce e rappresentare i pazienti affetti da questa malattia. First of all, I would like to thank the organizer and Isabel Richard for the invitation. As the president of AICA3, it's the only Italian association to represent patients affected by LGMD2A. It's a great pleasure for me to be here and represent the Italian patients affected by this condition. Le persone con malattia rara si trovano spesso in balia di molteplici disagi, causati da un lato da un'oggettiva difficoltà ad ottenere una tempestiva diagnosi ed un adeguato trattamento, dall'altro dalla frequente fatica nel reperire complete informazioni riguardo alla propria malattia e i propri diritti in relazione al loro status di malati. Tali circostanze contribuiscono ad esasperare il senso di solitudine già insito nella rarità della malattia. Patients affected by rare neuromuscular diseases often experience distress caused by the fact that there are difficulties in receiving a proper diagnosis and also in reaching information regarding the management of the condition and available treatment. But it's also difficulties in finding out about what LGMD2A is and what is the progression of the disease and their rights. And all these factors contribute to making patients feel alone and to the isolation of patients, which is already a factor that is implicit in a rare condition. In questo scenario si inseriscono le associazioni, che assumono dunque un ruolo fondamentale nel sopperire ad alcune mancanze, anche istituzionali, ma soprattutto nel dar voce ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari, non più singoli, ma parte integrante di un insieme. Un'associazione può rappresentare per il paziente affetto da una malattia rara e per la sua famiglia un importante punto di riferimento per il confronto e lo scambio di esperienze. In this scenario, patient organization can play an important role in filling the gaps left by the society and give voice to the patient and their needs, the needs of the patient and their care, working together and not in isolation anymore. Patient organization can be of great support for patients affected by rare muscle diseases and their families, providing support and opportunities to Le associazioni di pazienti sono considerate in generale come gruppi che si occupano del paziente dal punto di vista caritatevole e solitaristico, il che è vero, ma non è tutto. L'istanza che un numero crescente di associazioni rivendica è quella di avere un ruolo nelle decisioni di politica sanitaria per far sì che il paziente, insieme ai medici e agli amministratori, possa esercitare un potere decisionale nelle questioni che lo riguardano da vicino. Dalla scelta terapeutica agli indirizzi di spesa in campo sanitario. Patient organization in general should not only be seen as a group of patients to provide support to patients and families. Several patient organizations today also act to play an important role in the political decision making regarding health. To allow patients as well as clinicians and social workers to make decisions regarding care, treatment and medical needs. Come tutti i pazienti affetti da malattie croniche evolutive, anche quelli colpiti da distrofia muscolare da deficit di calpalina 3 hanno la necessità di capire più a fondo la natura della propria patologia, affidarsi a medici esperti e a centri di cura multidisciplinari, trovare altri pazienti per una condivisione, conoscere le cure disponibili, capire la gestione dei trattamenti, conoscere lo stato di avanzamento e gli orizzonti della ricerca. Other patients need affected by chronic diseases and progressive diseases, patients with LGMD2A need to have a better understanding of their condition, to be seen by a clinical with expertise in the field and by multidisciplinary teams. Share their experience with other patients affected by the same condition, be informed about therapeutic options, understand
extended treatment requirements and their management between the different people and services involved, and be informed about the progress of the research in the field. Per rispondere a questi bisogni, nel 2012 è nata AICA 3 Onlus, l'associazione italiana Calpaina 3 per la lotta alla distrofia muscolare dei cingoli, la prima ed unica associazione italiana con l'obiettivo di focalizzare l'attenzione su questa forma specifica di distrofia muscolare. To satisfy this need, AICA 3 was created in 2012, and AICA is Italian Association Calpaina 3, and to fight against the limited muscular dystrophy, type 2A. AICA 3 is the first and the unique Italian Association is focused on the particular on this particular type of LGMD. I nostri scopi principali possono raggrupparsi in tre categorie principali. Rappresentanza, essere portavoce dei pazienti presso le istituzioni in modo da portare politiche di miglioramento nella vita dei pazienti e delle loro famiglie. Main goals can be grouped in three main categories. One is being representative, to represent the patient voice with the institution in order to improve quality of life of affected patients and their families. Ricerca, promuovere e indirizzare la ricerca identificando e sostenendo i progetti di ricerca più promettenti a breve e lungo termine ed eventuali sperimentazioni terapeutiche, incoraggiare gli investimenti su progetti di ricerca specifici per la distrofia muscolare da deficit di Calpaina 3, collaborando con i centri di cura per individuare i bisogni non ancora soddisfatti, raccogliere fondi per sostenere progetti di ricerca dedicati. Support the research, identify and support the more promising approaches, identify specific patient needs in collaboration with specialized centers and encourage investment in the research of LGMD2A and fundraising for LGMD2A research. Informazione, informare sulla malattia e sostenere i pazienti indirizzandoli a centri e a medici con esperienza specifica, aumentare le conoscenze della distrofia muscolare dei cingoli tra gli operatori sanitari e promuovere la diagnosi precoce, condividere informazioni circa i trattamenti e le opzioni di assistenza con tutti i pazienti, aumentare la consapevolezza verso la distrofia muscolare dei cingoli e fornire materiale informativo specifico. Provide patients with information regarding the disease and the recommended specialized centers, increase awareness of LGMD2A among clinicians to improve the diagnosis, inform patients about ongoing and future research in the field, and produce disease-specific leaflets for patients. La nostra associazione si propone anche come interlocutrice nelle sedi dove si decidono gli indirizzi delle risorse pubbliche in sanità, di ricerca scientifica, di studi clinici e di assistenza sanitaria. Oggi i protagonisti di queste scelte sono i medici, i ricercatori, le aziende farmaceutiche, le istituzioni, ma non sono rappresentanti in queste sedi le associazioni dei pazienti per patologia. È ormai riconosciuto da molti che il coinvolgimento dei pazienti nei processi decisionali porta benefici non solo ai pazienti stessi, ma anche ai medici, al Servizio Sanitario Nazionale e migliora l'appropriatezza delle cure. AICA 3 also aims to take part in the discussions about investment, research, care and clinical trials. Currently, these decisions are often made by clinicians, scientists, pharmaceutical companies and institutions with no interest from disease-specific patient organizations. It is well known that the patient interest in these topics is of benefit not only for the patient but also for clinicians and national health systems, finally improving patient care. Nel corso di questi primi anni di attività ci siamo resi conto, tramite le richieste ricevute direttamente sul sito dell'associazione, di quanti fossero nel territorio italiano i soggetti in età adulta affetti da forme di distrofia muscolare, bisognosi di una diagnosi clinica e genetica definita e di riferimenti clinici prossimi al loro territorio. Ci siamo così attivati per creare una rete di sostegno, laddove possibile a distanza, e di consulenza con medici specialisti e di altre figure in grado di aiutare questi malati,
spesso un po' dimenticati dalle istituzioni. For the last few years, several patients have been contacted with the association, asking for information regarding their underlying condition and showing a high number of adult patients in Italy still waiting for genetic diagnosis and follow-up in specialized centers. So ICE3 has done a lot of work to improve the support and whenever possible providing clinical input and clinical care directly or phone consultation by specialized clinicians in order to provide support to these patients that sometimes are forgotten by the institution. Nel novembre del 2015 abbiamo organizzato il primo convegno italiano monotematico dedicato alla distrofia da deficit di calpaina 3, dal gene al paziente. Sì, il paziente, perché dietro una malattia c'è sempre una persona col proprio vissuto, la propria storia che chiede solamente di essere aiutata. Abbiamo chiamato a confrontarsi competenze e sensibilità diverse, dal mondo della ricerca a quello dell'evidenza clinica. E qui ringrazio per la loro presenza in quell'occasione Isabella Richard, Michela Guglieri e il gruppo delle malattie neuromuscolari di Padova, rappresentato allora da Elena Pegoraro. Da ICA3 con le associazioni di pazienti e pazienti stessi con la loro capacità di raccontare la malattia. L'attenzione e l'interesse con cui il convegno è stato seguito testimoniano la percezione condivisa della necessità di confronto e di una responsabilizzazione che coinvolgano il mondo della ricerca e l'Associazione Italiana Calpaina 3 con l'obiettivo di aprire prospettive positive nei prossimi anni. In November 2015, ICA3 organized the first Italian conference on LGMD2A. The title of the conference was From the Gene to the Patient, to remember that behind the diagnosis there is a person with his own story, his own experience, who is also asking to be listened and helped. Different experts took part in the discussion about research and clinical care. And for this, I would like to thank the Isabella Richard, Michela Guglieri, and the Neonatal Center from Padova, represented by, at that time by Elena Pegoraro, and also the representative of ICA3 and all the patients who were there to discuss and talk about their condition. The participation and interest at the conference had confirmed the shared of discussion between clinician researchers, patients, and ICA3 with the aim to open new opportunities for patients in the upcoming year. Abbiamo interpellato i pazienti italiani su cosa, secondo loro, avremmo dovuto chiedere alla comunità scientifica. Tutti i pazienti condividono lo smarrimento di fronte alle conseguenze di una patologia complessa e questo smarrimento porta a una frenetica richiesta che ha un denominatore comune, velocizzare. Velocizzare la diagnosi, le cure e l'accesso alle terapie, la ricerca e la formazione di futuri specialisti. So that asked the Italian patients to want out important requests for their researchers. And all patients share anxiety for the complexity and the progression of the condition, and all questions share a common topic or common issue, speed up. Speed diagnosis, the cure and the access to new therapy, the research and the training for new specialists in the field. Quello che noi proponiamo è di impostare il lavoro di ricerca su diversi fronti. Più a breve termine studi mirati a rallentare e stabilizzare il decorso della malattia, più a lungo termine studi mirati alla terapia genica e terapia cellula mediata. Patient asked to focus the research on two topics, intervention to slow down and stabilize the progression of the disease in the short term, and gene therapy and cell therapy for the long-term plan. Ma vorremmo ricordare anche la necessità per noi pazienti di studi mirati a una terapia farmacologica rivolta a ritardare la degenerazione muscolare e quindi la progressione della disabilità fisica e studi mirati a supportare e migliorare la qualità della vita attraverso l'individuazione di trattamenti sintomatici o device ortesi che permettono di affrontare quotidianamente le limitazioni determinate dalla malattia. The patients need include
research to identify therapeutic approaches to slow down and postpone muscle degeneration and disease progression, but also interventions to improve quality of life through symptomatic treatment or seizures, devices and robotic devices, and social support to better manage daily life activities in view of their disability. La nostra richiesta è quella di lavorare su progetti che pongano concreta e reale attenzione alla persona malata. We therefore ask to focus on research and studies which can offer realistic and practical health perspectives. I pazienti chiedono di essere coinvolti nella pianificazione e nell'esecuzione della ricerca perché significa migliorarne la traduzione in pratica clinica. Dal punto di vista dei ricercatori si parla per esempio di coinvolgere i pazienti nella determinazione dei criteri di raccolta dei dati, nell'identificazione delle priorità all'interno di una certa linea di ricerca, della migliore valutazione dell'applicabilità di un servizio all'interno della vita quotidiana dei malati. Questo sarebbe utile sia per il paziente stesso, che si sentirebbe parte attiva del processo tramite l'associazione, sia per i ricercatori, che sarebbero così coadiuvati nella costruzione di linee di ricerca che siano il più possibile aderenti alla pratica clinica e alle esigenze del malato. Important to involve patients and patient representatives in the planning and delivery of clinical research projects to improve the clinical significance and impact. For example, to patient organization, patients should be involved in the collection of data to be collected and outcome measures, in the prioritization among different therapeutic approaches, in the evaluation of intervention aiming to improve patient quality of life in daily life. This will help patients feeling to play an active role in their management of their condition, but also researchers who will be supporting in the development of clinical researches that have a clear clinical impact for patients. E purtroppo cosa nota che non tutta l'attività di ricerca svolta trova spazio come pubblicazione scientifica. E pertanto né i pazienti, né i clinici e la comunità scientifica tutta possono beneficiare della conoscenza dei risultati ottenuti. Qualsiasi tipo di risultato ottenuto, positivo o negativo che sia, aggiunge comunque un utile tassello alla conoscenza di una determinata malattia o processo biologico. It's well known that not all research findings are published on scientific journals, limiting the access to patient clinicians and scientists to be successful or unsuccessful progress in the research field. All results positive negative represent an important step in the understanding of the disease and the underlying pathology. I pazienti chiedono che ogni conoscenza in più sia fortemente indirizzata alla messa a punto di nuovi trattamenti per combattere la malattia. E a questo si affianca il problema dell'etica della proprietà. Al fine di ottimizzare sforzi e tempi di ricerca, bisogna che i membri di un gruppo diventino coproduttori delle informazioni, coproprietari dei dati, divulgando o rendendo disponibili i risultati di uno studio senza sentirsi unici titolari dei loro dati, pur mantenendone i diritti d'autore. Patients ask that the new knowledge are focused on the identification of disease, treatment to fight against disease. And here another problem can be raised. In order to optimize the effort and the timeline of the research, researchers should work together and in the collection of the information and of the data, sharing and making results available without feeling owner of their own data. Un altro problema è il finanziamento della ricerca, che attualmente premia solamente l'eccellenza. Da un punto di vista più concettuale, il vero problema è quello di finanziare l'eccellenza futura e non solo quella che si è già affermata. Noi auspichiamo che la selezione di futuri progetti di ricerca possa essere coraggiosa e puntare su studi innovativi centrati sul paziente. Another issue is related to the funding, which currently are limited and often only support successful research. However, it's important to see ahead and invest in future successful research and not only on research that has been successful in the past. We hope that the new investments will be great enough to support innovative studies focused on patients. Vi ringraziamo di averci coinvolto in questo workshop e di averci dato l'opportunità di lavorare con voi in questi giorni.
e si spera anche in futuro, auspicando che questo tavolo di lavoro continui a collaborare, che si arricchisca delle competenze anche ora assenti. Vi invitiamo fin d'ora al prossimo congresso di AICA 3 che intende organizzare entro il prossimo biennio. Thank you all for the opportunity to be involved in this workshop and to work with you over these 2 days, and we hope this collaboration will continue in the future. We hope this group will continue to work together, sharing and to build new knowledge on LGBTQA, and we will be happy to invite you all at the next conference on health and opportunities that ICSA is planning to organize in the next 2 years. Un ringraziamento alla segreteria organizzativa delle NMC, a tutto lo staff di AICA 3 e a tutti i pazienti. E un ringraziamento particolare a Michela Guglieri, amica di lunga data, per la sua disponibilità. Thank you to the organizers, to the staff of AICA 3 and to all.